No, figo Yusuf, che tuo padre ti benedica, grazie di accompagnarmi. La Madonna! Ah sì, figo, già che ci siamo anche lei. Oh Frank, con le intro non ne azzecchiamo una, eh. Comunque, bella ragazzi, sono Flayne, bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5, perché? Perché quest'oggi, ombre, purtroppo, e ripeto, sottolineo purtroppo, dovremmo andare con Franklin all'obitorio perché lui non è sicuro che Jack Sparrow sia morto. Nonostante, appunto, una lettera che confermava questa cosa, insomma, lui vuole andare a vedere di persona. Secondo me, Frank, non lo so, cioè. Visto che hai detto che nella lettera c'era scritto che volevano tenere nascosta questa cosa, secondo me è un tranello, cioè vogliono attirarti lì per ucciderti, poi non lo so, fa tu, eh. No, figo, non posso credere che Jack Sparrow sia morto, non può essere vero. Frank, non so se sia vero o meno, comunque se l'hai cercata e se l'hai meritata, quindi meglio così. Raga, ma prima di cominciare vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su, cerchiamo di arrivare, non lo so, potremmo fare questo oggi. Tanti mi piace, Frank, non fermarti da Don Pagnotta, per carità. Stavo dicendo, tanti mi piace quanto, non lo so, quanto si è meritato di morire Jack Sparrow, perché proprio, Frank, ce la fai a guidare in modo cristico, dove stai andando? Frank Uses, gradirei che ci arrivasse vivo là in fondo, poi fai un po' te. Commentatemi qua sotto con scritto, non lo so, Jack Sparrow è morto, una roba simile. Adesso Frank, quando hai finito di tirare giù i cartelli stradali? Ma tu Frank, devi guidare sempre come un deficiente. No, seriamente, sto camper si guida troppo male. Poi altra cosa Frank, ma devi rubare proprio un Ma camper. figo, è stata la prima macchina che ho trovato, non avevo tempo da perdere, dovevo troppo andare a vedere Jack Sparrow. Frank, nel tentativo di vedere se uno è morto o meno, ne stai uccidendo 50, ma lasciamo perdere il tutto allora. Tu Frank adesso andrai all'obitorio, no? E fino a qua, ok. Una volta arrivato lì, nel caso tu dovessi vedere Jack Sparrow, cosa faresti? Ah, figo, penso che bestemmierà il padre di Yuses. Allora Frank, non potremmo evitare di andarci. Non è che mi facciano tanto piacere queste cose, sinceramente. No, figo, non posso immaginare un mondo senza Jack Sparrow, non può essere vero. Oh Frank, è stato lui a voler fare la Maurizio Sarri Challenge e purtroppo c'è rimasto, insomma. È normale che dopo un po', appunto. No, Ok. figo, ti prego, prendi me al posto suo. Ah, Frank, ma lo seguirei tra poco. Non è che ci voglia tanto. Anche perché tu fumi quattro volte Jack Sparrow. Di conseguenza, vai piano. Santa Madonna. Santa Madonna, non esplodere. Frank, se Yusuf è morto. Santo Dio. Frank, sta lasciando che si è bloccato il gioco. Franklin, stavo dicendo. Ma, cioè, per quale motivo proprio Yusuf si è convinto a venire con te? Che, insomma, non è che abbia questo gran rapporto con Jack Sparrow. Anche perché gli offende sempre il padre, quindi. Ah, figo, l'ho convinto. E il mio piano sarebbe quello di trovare Jack Sparrow e farlo resuscitare. Ripeto, Frank, non penso che Yusuf sia disposto a farlo tornare in vita. Comunque, lasciamo Ma perdere. figo, come prima cosa voglio andare all'ospedale a vedere il coso medico. Frank, che condizioni di salute vuoi che abbia? Porca vacca, Jack Sparrow è un deficiente. Avrà la scheda con scritto morto perché, porca vacca, è un cretino. Non so. Cioè, non è che ci voglia questo gran genio, eh. Tra l'altro è chiuso qua, Frank, non puoi entrare. Dai, figo, porca m***a, prendi la porta perché mi incazzo. Franklin, qua non c'è Jack Sparrow, te lo dico io. Secondo me la storia è vera, c'è Jack Sparrow, è morto. Però non capisco questa cosa che debba rimanere tutto segreto. Per quale motivo? Figo, perché probabilmente la notizia creerebbe il panico. Jack Sparrow era troppo una brava persona. A te, Frank, il cervello proprio non sai cosa sia. Vai piano, Frank. Adesso ti stai andando all'obitorio o vai all'altro ospedale? Perché questa non mi sembra la direzione dell'obitorio. Vai piano, vai piano. Frank, ti sto passando io. Sì che ci arrivate all'obitorio, però non come ospiti. Ci arrivate come clienti. Con calma. Mi scusi, buon uomo, io non so cosa dire. C'è veramente una roba che è incredibile. Frank, è qua l'obitorio. Non andare all'ospedale, che non c'è Jack Sparrow. È morto, non è dentro l'ospedale, è dentro l'obitorio. Frank, te l'ho detto 50 volte. Poi non so se sia un piano per farti entrare lì e ucciderti. Però non mi pare. Insomma, c'è qualcosa di strano in tutto ciò. E io ancora non l'ho capito. No, figo, per me è tutto chiaro. Adesso vado a sentire dentro. Come vuoi, Frank. Ma figo, è chiuso anche questo ospedale. Come fa a essere chiuso l'ospedale, Frank? Cioè, se muoiono, li lasciano fuori. Non ho capito. Buon uomo, per caso. No, Frank. Perché l'hai menato? Che motivo c'era? Ma sei deficiente. Signor Yuses, non è questo il momento di morire, venga qua. Sì, io se sarà Pasqua, ma che tu non puoi, andiamo all'obitorio. C'è un tasso di cretinaggine, cose senza senso in sto video che veramente c'è, non lo so, non so neanche come descriverlo. Per favore, Franklin, ti prego. Questa porta è chiusa, non entrare di qua. Ma te puoi entrare oppure ti introdurrai di soppiatto, anche perché non hai nessun appuntamento, poi qua è tutto chiuso. No, figo, ti faccio vedere io qual è il mio appuntamento. Dai, porca m***a, prendi la porta che mi incazzo. Frank, ti calmeresti un secondo? Madonna santa, agitarsi per un deficiente? Io proprio non l'ho capita sta cosa. Vai via, Frank. Magari entra dal retro. Cosa vuole, buono? No, no. Perché gli ha sparato? Per quale motivo? Ah, figo, deve aver bestemmiato. Frank, secondo me Yusuf ha sentito te e ha scambiato lui per te. Ma lasciamo perdere. Da qua si può No, entrare. figo, non si potrebbe. Adesso scassino un attimo la porta ed entriamo. Io devo troppo sapere su Jack Sparrow. No, figo, sono troppo bravo a scassinare. Frank, se tu entri di soppiatto, perlomeno non urlare, perché porca miseria, dov'è Yuses? Signor Yuses, è invisibile. Perché Yuses non si vede? E lì c'è un buco nella mappa. Ma ok. Buongiorno, signor Yuses, come sta? È tornato visibile, perfetto. Frank, non c'è nessuno qua. Cioè, non capisco per quale motivo dovrebbe esserci Jack Sparrow. Se è tutto deserto, non c'è una persona, non c'è niente di niente. Cioè, Frank, sei sicuro che sia qua dentro? Cioè, non è che giriamo per niente.
Oppure non è che c'è qualcosa di brutto qua dentro? C'è tipo, non lo so, uno zombie, una roba simile che ti vuole uccidere? No, eh? Non lo so, Frank, però questo fatto che deve restare la cosa segreta mi spinge un po' sull'idea. Non so come dirlo, insomma, non mi viene il nome. Però, Frank, secondo me qua dentro c'è qualcosa che non torna. Decisamente qualcosa che non torna. Non c'è Jack Sparrow, non c'è nessuno. Fego, magari qua in fondo. No, Frank, non c'è nemmeno qui. Jack Sparrow non c'è. Ok. No, figo, l'aria qua dentro però è proprio irrespirabile. Franklin, sei l'ultima persona che dovrebbe parlare di respirare, quindi per favore stai zitto. Non c'è neanche qui, Frank, te l'ho detto, non c'è nessuno qua dentro. Cioè, secondo me ti hanno preso per il culo. Ripeto, esci di qua il prima possibile, che secondo me ci ha messo qualcosa di brutto qua dentro. O c'è qualcuno che vuole ucciderti? Sicuramente, 100%. Ma non è che è un tranello di Tony Mortadella? Cioè, sul foglio cosa c'era scritto? O dello sciamano, non lo so. Ma no, figo, la lettera era firmata da un certo medico Tony. Come medico Tony, Frank? Cosa vuol dire medico Tony? C'era scritto proprio medico? Ma no, figo, essendo c'è scritto M.Tony, ho pensato che Tony fosse un medico. Non Tony Mortadella, vero Franklin? No. Cioè, quello non c'entra niente, giusto? Ma figo, non lo so, però devo uscire di qui. Qua Jack Sparrow non c'è, ma preso per il culo. Ma guarda che strano, Frank, io te lo dico da mezz'ora che è una boiata. Cioè... No, figo, adesso spacco l'ospedale, vado da questo medico Tony e gli rompo il culo. Figo, cosa è successo qua fuori? Non lo so, Frank, è tutto strano. Non è che l'aria è respirabile all'interno, è una sorta di gas nervino, una roba simile. Che ti ha reso stupido. Ah, figo, non lo so, mi pare di essere sotto acidi. Ah, beh, Frank, non si capisce niente. Adesso, un secondo. Non so cosa stia succedendo, però, Frank, secondo me tu sei stato tratto in inganno da Tony e c'era qualcosa di... non lo so. Magari lo sciamano ha fatto qualcosa dentro l'obitorio e la roba che hai respirato è una sorta di suo maleficio, quindi potresti, non lo so, avere le visioni, potresti... non ho idea. Figo, potrei andare a buttare... No, ritardato, guarda più che altro se c'è qualcuno in giro, che non so, perché sembra una roba, una sorta di scenario post-apocalittico, una roba simile. Ho sentito urlare qualcuno, però non c'è nessuno qua attorno. Frank, secondo me tu sei vittima di un sortilegio. Sortilegio, tra virgolette, non lo so. Frank, tu non hai preso niente prima di venire nell'obitorio, cioè non è che ti sei drogato prima ed è un effetto di quello che ti sei preso, perché io seriamente non... Cosa cazzo è quel coso storto là in fondo? Buongiorno, signor coso, buongiorno. Sembra... Ci sta sparando un tipo storto che sembra tipo un uomo tronco, no? Che cazzo è qualcosa là in fondo? Signor uomo tronco, dov'è? Non lo vedo. Cosa sono ste scintille? Ma è un bambino? Frank, c'è un bambino là in fondo. Non so cosa sia, ma ti vuole uccidere. Che diventa un mostro. No, figo, porca... Mi pareva Patrick. Frank, ma Patrick l'ha ucciso Jack Sparrow. Come fa a essere ancora in vita? Ma figo, deve aver revocato dal mondo dei morti lo sciamano per uccidere. Vabbè, Frank, giustamente un po' di colpa ce l'hai anche tu. L'hai lasciato solo con quel mostro, dov'è? Patrick, l'uomo tronco più che altro, cioè... Signor Patrick, dov'è? È lì in fondo. Vedi che è un uomo tronco. Si muove storto, guarda che roba. Signor Patrick, Frank, ma sembra deformato. È scarnato, una roba simile. Ma signor sciamano, se lo fa tornare in vita almeno, lo faccio tornare in vita intero. Quello c'ha... Frank, sembra decomposto, che schifo è. Ma figo, che cazzo ne so, mica sono un medico, mica non è sentenza, mica mica medico Tony. Frank, tralasciando il fatto che non esiste nessun medico Tony, ti sta sparando, perché veramente io... Volevo dire una cosa, ma ok, Frank l'hai già battuto. Beh, essendo un bambino, poveretto, ce n'è che... No, figo, Patrick, io non volevo farlo. Frank, non è Patrick quello, stai fermo. Si è trascinato via? Non è Patrick, Frank. È un coso evocato con il corpo di Patrick deforme, ma non è Patrick. Patrick è morto, affogato da Jack Sparrow, quindi per l'amor di Dio... No, via, Frank, è ancora vivo, si è alzato, via, 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 via. Signor Uses! Ti ha sparato Uses? L'ha ucciso? Oh, Frank, d'ora in poi prenditi solo lui perché è l'unico che fa qualcosa. Era un bambino, quindi poveretto, è andato giù subito, però... Bambino neanche, bambino, è un neonato. Madonna santa, si è messo male. Secondo me, Frank, lo sciamano voleva giocare con i tuoi, tra virgolette, sentimenti del fatto che appunto... No, figo, porco di... Patrick, sei diventato proprio magro. Secondo me, Frank, tu non hai capito un cazzo di quello che è successo oggi. Voleva farti uccidere, insomma, lo sciamano, per mano di Patrick, sfruttando il suo rancore nei tuoi confronti, anche se in teoria, insomma... Lui dovrebbe avercela con Jack Sparrow, perché Jack l'ha ucciso. Fai una roba, visto che gli esseri dello sciamano poi tornano in vita, dagli fuoco. Dopodiché, Frank, andiamocene, ma quando torneremo a vedere normale sto gas nervino, per quanto durerà? Poi magari, non lo so, è tutta un'allucinazione. Patrick non è mai, insomma, risorto, è unicamente una cosa che vediamo noi, non lo so. No, figo, io devo sapere la verità. Aspetta un attimo che mi passi questa sbarra, dopodiché vado all'ospedale e sento di Jack Sparrow. Frank, facciamo una cosa, ce ne andiamo di qua. Non so, c'è un modo per farti passare sta sbornia. Un modo che non sia bere il vino di Geppo, per l'amor di Dio, che Frank tutte le volte mi salti fuori con sta storia. Qua stanno arrivando i pompieri. No, signor pompiere, non deve spegnerlo questo. Vada via, signor pompiere, se ne vada. Ah, figo, cominciano a stare un pochino meglio. Vado ad un altro ospedale a sentire se lì Jack Sparrow. Si cominciano già, Frank, a vedere di nuovo le persone, quindi questa cosa è positiva. Piano, fermati, Frank, vai piano. Un secondo, questo è l'ospedale. Ma te, Jack Sparrow, sai per male dov'è? Non mi pare questo il modo di scendere da un'autopompa. Comunque, tu, Frank, sapresti dov'è Jack Sparrow, oppure non sei un tubo? No, figo, sono membro di questa porta, la tiro già a calci. Ridatemi subito Jack Sparrow. Madonna, Frank, io non ce la faccio più. Vattene via di qua, per favore. Tra l'altro ci vediamo di nuovo bene. Ok, molto... Dove è andato Uses? Signor Uses, dove è finito? Ah, ecco, stia dietro perché mi ricordo
che l'ultima volta che abbiamo guidato un'autopompa con Carlo, neanche lo stesso Carlo si è finito benissimo, è più di una volta, anzi addirittura è finito sotto le ruote. No, figo, devo andare a bere per dimenticare, sono troppo disperato. Io, Frank, di volta in volta penso sempre che non ci possa essere un video più leso dell'altro. No, cioè, Frank, veramente, tra l'altro, altra cosa, no? Vai piano. Quando è che farai fuori sto sciamano che mi ha rotto le palle? No, figo, prima di uccidere una persona mi sta troppo sul c***o. Chi sarebbe? Tony Mortadella? Fammi capire un attimo, piano, con calma. No, figo, quel figlio di puttana è il medico Tony, stava tramando sicuramente qualcosa. Frank, non esiste alcun medico Tony, non era il medico Tony, era coso. Tony Mortadella. Io non ce la faccio più, per favore, basta, Frank. No, figo, senti come si schieriscono bene le idee. Cioè, lo zingaro è troppo una brava persona, anzi, Dio lo benedica. E già che c'è anche Jack Sparrow. Frank, io penso che il tuo cervello non si aggiusterebbe nemmeno dopo una rotta di botte del porcaro. Ma lasciamo perdere.